Nel 95esimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, la città di Pordenone commemora i caduti di tutte le guerre e ricorda riconoscente coloro che hanno contribuito all'unità del paese. Alle 10 la bandiera italiana si è alzata sul pennone di Piazzale Ellero, commemorando i caduti delle guerre e gli eroi che si sono immolati sull'altare della patria. Alle celebrazioni erano presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche, i picchetti del comando Ariete, le diverse forze di polizia, alcune scolaresche, il prefetto e il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Il 4 novembre è una data importante perché sottolinea due momenti della nostra storia: la fine della Prima Guerra Mondiale, è vero, ma anche quella che è la festa del nostro esercito. Non è un caso che le due cose siano state messe insieme e che noi siamo qui a ricordare l'importanza di questa data. Il nostro esercito negli ultimi 20 anni ha attraversato una trasformazione importante che sembra parallela alla trasformazione della nostra città. L'Ariete, che è un nostro cittadino onorario, come voi sapete, costituisce qui una presenza dell'esercito che è da sempre una simbiosi con quelle che sono le nostre abitudini e il nostro modo di vedere l'accoglienza. Anche quest'anno quindi siamo qui, una giornata particolare, sono 10 anni da Nassiriya, quindi è un momento per ricordare uno degli attentati, l'attentato più sanguinoso che forse il nostro esercito ha conosciuto nel dopoguerra, un momento di ricordo per i 28 caduti di Nassiriya e per sottolineare quanto il nostro esercito con le sue missioni internazionali abbia completamente cambiato il suo volto e sia diventato un esercito di professionisti apprezzato in tutto il mondo.